Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, nono video della serie Acronimi Informatici. Ricordo che i video che fanno parte di questa serie, nella norma, contengono al loro interno due parti: una prima parte audio con il contributo di qualche immagine e una seconda parte video. Oggi parleremo del BIOS. Allora, BIOS è l'acronimo di Basic Input-Output System, sistema input-output di base. Ed è un programma incorporato nel computer che gestisce le prime fasi di avvio di un computer. Potremmo dire, detto tra noi, che si tratta di un sistema operativo di base. Il BIOS solitamente è scritto in una memoria ROM o flash che si trova sulla scheda madre. Ricordo, come detto nel video precedente, in cui abbiamo parlato della memoria ROM, che la memoria ROM è una memoria di tipo non volatile, cioè conserva i dati contenuti al suo interno anche quando non viene alimentata. Il BIOS, oltre a gestire le prime fasi di avvio di un computer, è anche un software al quale noi possiamo accedere e che ci dà la possibilità di eseguire molte operazioni, tra cui l'avviare un software da un supporto mobile come CD, DVD, USB, floppy disk e altri ancora, il tenere sotto controllo le temperature della CPU, abilitare o disabilitare delle funzioni, eseguire l'overclock e altre operazioni che hanno a che fare con la modifica di parametri tecnici. Il BIOS è un componente fondamentale del computer in quanto senza di quest'ultimo il computer non può funzionare. Per riassumere rapidamente in alcuni passaggi, vorrei farvi ecco, una scaletta composta di 7 passaggi in cui andiamo a vedere alcuni tra i più importanti passaggi che avvengono dal momento in cui il BIOS comincia a svolgere la funzione di controllo delle periferiche. 1. Il BIOS comincia a inizializzare i dispositivi, verificando la configurazione hardware. Se il BIOS dovesse rilevare qualche problema, potrebbe mettere dei beep, un beep, due beep o una sequenza di beep che svolgono la funzione di codici. E ogni sequenza sonora emessa da un altoparlante integrato nel computer andrà ad indicarci dove cercare il problema. Per esempio, se un beep breve e tre lunghi sono stati configurati per indicarci che la scheda video non è stata trovata o che ha qualche problema, significa che il problema sarà da ricercare in quel contesto. 2. Se non è stato riscontrato nessun problema, il BIOS del computer cerca il BIOS della scheda madre, della scheda video, perdonatemi, e lo attiva. 3. Il BIOS del computer effettua alcuni test e se venissero rilevati dei problemi, ora grazie all'attività della scheda video, i dettagli dei problemi possono essere visualizzati sullo schermo, senza la necessità di attivare segnalatori acustici. 4. Una volta che i BIOS delle altre periferiche sono stati caricati, il BIOS del computer, correttamente il BIOS del sistema, verifica che i dati elencati nella configurazione del CMOS siano presenti e funzionino, e inoltre verifica anche altri parametri. Il CMOS, CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, è un chip, o per meglio dire una memoria, che contiene le configurazioni che utilizzerà il BIOS. 5. Il BIOS dovrà trovare un sistema operativo e deve riuscire ad accedervi. Un sistema operativo può anche trovarsi in un CD, per esempio. È il caso in cui all'interno del CD è contenuta l'installazione di un sistema operativo. Quindi può succedere che noi abbiamo il disco rigido vuoto e dobbiamo installare un sistema operativo tramite CD o DVD. Per ordinare al computer da quale unità eseguire il boot, in questo caso per boot intendo il processo di avvio di un sistema operativo, ci potremo servire delle impostazioni di boot presenti nel BIOS. Il menu di boot, cioè i settaggi, le impostazioni di boot contenute nel BIOS, contengono dei parametri che vanno spostati in base alle nostre necessità. In genere sono già ordinati in modo da garantire praticità nell'eseguire le operazioni. 6. Se il primo dispositivo di avvio sarà l'hard disk, il BIOS esaminerà l'MBR per l'avvio del sistema operativo. L'MBR, Master Boot Record, è un settore presente nell'hard disk che contiene dei comandi e
e delle istruzioni necessarie all'avvio del sistema operativo. 7. Se tutto è in ordine, il computer sarà in grado di avviare, di caricare il sistema operativo e di iniziare la sua normale attività. Il software del BIOS può essere aggiornato, ma è un'operazione che può comportare seri danni al computer se non viene eseguita correttamente. Per concludere questa parte teorica, aggiungo che il BIOS è divenuto ormai una tecnologia obsoleta, in quanto è stato sostituito dall'UEFI BIOS. Ho voluto comunque dedicare questo video al BIOS, in quanto è stato utilizzato per molti anni e tuttora viene utilizzato su moltissimi PC. Ora spostiamoci alla parte pratica. Ed eccoci ritrovati per la seconda parte di questo video. Allora, innanzitutto vi vorrei mostrare in questo computer dov'è il BIOS, o meglio, dov'è la memoria ROM che contiene il BIOS. Ve l'avevo già mostrato nell'ultimo video di Acronimi Informatici, in cui appunto abbiamo parlato della memoria ROM, e in questo computer, in questa scheda madre in particolare, è contenuto qui, vedete, questa è la memoria ROM che contiene il BIOS, in cui c'è scritto 686 MB BIOS. Se volessimo ripristinare le impostazioni del BIOS, i settaggi del BIOS, è un'operazione molto utile che può venire molto in aiuto in caso ci siano problemi proprio con i settaggi delle impostazioni del BIOS. Nel caso volessimo ripristinarle, questa operazione può venire fatta in due modi, o tramite batteria tampone o tramite jumper. Vi lascio queste procedure in descrizione perché avevo dedicato appunto due video a quest'ultime. Prima avevamo detto che nel caso venga rilevato qualche problema, il computer inizialmente metterà dei beep. Abbiamo parlato appunto dei codici beep. Adesso li riprodurrò anche in questo computer, semplicemente scollegando questa alimentazione dalla scheda video. Proviamo ad accenderlo. Il codice, la sequenza è due brevi e uno lungo. Adesso sistemiamo tutto e accendiamo il computer. Qua vediamo queste adesso queste prime fasi di queste fasi di verifica. E adesso verrà caricato il sistema operativo. Adesso però noi torniamo indietro e accediamo al BIOS. Qui per accedere al BIOS dovremo premere il tasto F1, come vedete qua. E qui ci troveremo appunto nella home del BIOS. Qui avremo le informazioni generali, più anche la versione del BIOS, vedete? Perché appunto il BIOS si può aggiornare, come abbiamo detto prima. Poi le impostazioni avanzate. Abbiamo diversi parametri che qui possiamo modificare, come per esempio, per citarvene uno, il SATA mode, che diciamo è quella impostazione che ci permette di scegliere il settaggio con la quale utilizzare i controller SATA, no? Possiamo scegliere se IDE, RAID o HC. Brevissimamente, diciamo RAID lo si utilizza se si ha più di un disco rigido. Lo si può utilizzare, ma anch'io ho due dischi rigidi, ma non lo utilizzo. Poi abbiamo IDE, che è, diciamo, la modalità più semplice, e poi la modalità AHC, che è la modalità che sfrutta al meglio la tecnologia SATA. Boot, abbiamo visto che è quella impostazione che ci permette di scegliere l'ordine di boot, quindi quale drive o quale dispositivo far avviare, ecco, per primo. In questo caso abbiamo il floppy per primo, CD-ROM per secondo e HDD per terzo e quarto network boot. Se volessimo cambiare, io clicco sopra, lo
scelgo il CD, poi sotto metterò, voglio mettere l'HDD per esempio, e sotto ancora il floppy e sotto il network boot. E posso tranquillamente cambiarli come preferisco. Questo è tutto, abbiamo anche quindi fatto un tour velocissimo, ecco, nel BIOS. Vi ringrazio per aver guardato questo video, un saluto a tutti e al prossimo video.